sincero. Quante volte, cari amici, vi capita di, ad esempio, voler andare a tagliarvi i capelli? Sì. E proprio quando arrivate dal barbiere scoppia la seconda guerra mondiale. Ma è successo? Mi fai barba e capelli? I tedeschi stanno inquinando la Polonia con le Volkswagen! Ma vado in guerra e mi porto anche le forbici! Ma uffa, io volevo tagliarmi i capelli! Capita spessissimo, vero? Ma non preoccupatevi, perché da oggi vi spiegherò come tagliarvi i capelli quando scoppia la seconda guerra mondiale. Due. Prima di tutto, tornate a casa, dove avrete sicuramente un bel paio di forbici. Sì. La casa è stata sbombardata! Ma no! La tua famiglia non c'è più, i tuoi genitori sono morti sotto le macerie, non ci sono più i tuoi genitori. E le forbici? Ma come? Anche se la vostra casa è stata bombardata, non preoccupatevi, no, si cambia strategia. Adesso vi recate in un barbiere molto più anziano, che sicuramente non sarà partito per la guerra. Buongiorno. Ah, te prego, si accomodi. Ma lei sta tremando. Non è che il Parkinson? Ma che ne so, non ci vedo. Poco male. Cambiamo di nuovo strategia. Uscite dal barbiere anziano e recatevi al fronte, dove il vostro barbiere di fiducia sta combattendo con onore. Riempi di piombo con tutti i nemici. Riempi di piombo, prendete questo. Scusa. Granate in arrivo, tutti a riparo. Scusa. Che c'è? No, è che prima mi stavi tagliando i capelli, poi te ne sei andato per la guerra. Non vedi che siamo sotto un inferno di piombo? Fino a quando non finirà questa fottuta guerra non potrò tagliarti quei dannati capelli. Se ne frega. A questo punto prendete i principali capi di stato coinvolti nel conflitto e chiedete l'avviamento di un processo di pace. Ah, giusto. E quindi, se non la smettete con questa inutile, rovinosa guerra, dove stanno perdendo la vita inutilmente migliaia di persone, io non posso tagliarmi i capelli! Adesso, dopo che siete stati umiliati per bene, non vi rimane altro da fare che procurarvi due semplici bombe atomiche, di quelle proprio che trovate nella vostra bomberia di fiducia sotto casa, e bombardare Hiroshima e Nagasaki. Ma perché? Così la guerra finirà e il vostro barbiere potrà tornare al suo negozio. Oh, finalmente sono felice che sei tornato sano e salvo. Grazie! Adesso mi tagli i capelli? A quale delle due teste vuoi che tagli i capelli? Nella prossima puntata impareremo a costruire delle bombe atomiche biologiche senza l'utilizzo di materiale radioattivo. Non è che adesso mi fai pagare il doppio che ho due teste. Questo è stato intelligente. È utile, ragazzi, è utile. Perché c'è un tutorial per ogni cosa. Domani, tra l'altro, vi insegneremo anche come far spegnere una frequenza abusiva a Miami chiamando un cacciatore di teste. Sì. Ha telefonato Boba Fett, ha detto: se il prete Creolo lo vuoi vivo o a fette? A fette, a fettissime. Ma fini, e lasci pure, lasci pure. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia, si ferma per qualche minuto e ritornerà più aggressivo che mai. A dopo. Noi siamo